Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora di nuovo un video recensione, oggi un video recensione di prodotti di idratazione, uno per il corpo e due per il viso. Partirei prima da quello per il corpo perché quelli per il viso sono prodotti della stessa linea. Allora, il prodotto di cui voglio parlare è questo prodotto della Sant'Angelica, è la linea Cellulase, crema corpo effetto lifting, levigante, rassodante, nutriente, acido ialuronico, caffeina, elastina, ginseng, oli vegetali. Allora, è un contenitore da 150 ml. La confezione all'interno è fatta in questo modo, molto morbida, di un bel colore, devo dire. Voglio leggervi un po' le caratteristiche che la ditta inserisce sulla confezione. Allora, dall'esperienza della Sant'Angelica e il trattamento dermocosmesi nasce questa innovativa crema indicata per migliorare il profilo della silhouette e le caratteristiche della pelle. Cellulase Crema è specificatamente formulata per il massaggio di tutte le aree epidermiche soggette ad aridità, rassodamento, rilassamento. In estetismi a buccia d'arancia. Applica infatti principi attivi di elevata concentrazione di una triplice azione: levigante per una pelle liscia uniforme sin dalla prima applicazione, rassodante per un effetto tonificante riducente, e nutriente per la morbidezza e la luminosità della pelle. La particolarissima consistenza, soffice e scioglievole, non solo assicura la massima soddisfazione durante l'applicazione, ma favorisce lo scorrimento della crema, migliorando le capacità di assorbimento da parte della pelle e quindi la reattività dei principi attivi. Contiene acido ialuronico e polisaccaridi vegetali. Ha spiccata azione idratante, caffeina per favorire lo scioglimento degli accumuli adiposi, elastina per azione elasticizzante, per contrastare il rilassamento dei tessuti, estratto di ginseng stimolante per migliorare la microcircolazione locale, oli vegetali emollienti per il nutrimento cutaneo e la protezione del film idrolipidico epidermico. Speciale base lifting per un effetto tensore e levigante. Mamma mia, quanta roba! Vabbè, applicare una volta al giorno, se necessario, massaggiare con cura e favorire l'azione della crema. Non dice più nulla. All'interno c'è anche un foglietto illustrativo. Non è un foglietto illustrativo, ma cos'è? No, piccolo foglietto illustrativo dove rimette su ovviamente tutto ciò che è inserito già in copertina. Allora, ovviamente noi non crediamo alle favole, quindi è una buona crema molto idratante, però ovviamente non ha fatto miracoli, non ha levigato e rassodato il corpo senza un tutto dietro che ci deve essere, quale bere, fare sport, mangiare sano, eccetera. Però una cosa che mi viene da dire, ovviamente, che è una crema molto leggera, eccola qua. Leggera nel senso che è molto facile da far assorbire, è leggera nel senso che a tatto riesci a non stancarti di lei, quindi ti fai il massaggino, quindi quelle vicino alle gambe, eccetera, per lasciare assorbire bene la crema, e ha un buon profumo fresco rivitalizzante, però ovviamente, ripetiamo, non fa miracoli. Cioè, non vi aspettate che con una crema del genere tutti gli anestetismi se ne vanno a quel paese senza fare un po' di sacrificio. È una buona crema idratante, nulla di più. Gli altri due prodotti che voglio recensire sono della Clinique, erano in una confezione che mi hanno regalato degli amici per il mio compleanno. All'interno c'era la crema viso, quindi la Moisturizer Surge, quella idratante 72 ore, e la maschera notte più il contorno occhi che ancora devo iniziare a utilizzare. Partirò ovviamente dalla crema viso, è una crema. Ok, la confezione, questa è quella grande, diciamo, da 50 ml.
La crema in italiano viene indicata come crema, dove sei? Autoridratata, idratante 72 ore crema gel. Ok, di questa crema se ne sente parlare veramente da tanto tempo, è uno dei top della Clinique. Mi sta piacendo tanto, anche solo per l'effetto fresco che ha, perché è una crema gel, questa è la crema all'interno. È acqua pura sul viso. Ha un buon profumo delicato, si assorbe diciamo nella media, quindi riesce a metterla sul viso, fare dei piccoli massaggi, stenderla sul collo e il décolleté e la crema è assorbita. La sto utilizzando ovviamente soltanto di giorno, tengo sempre su. Anche se si dovrebbe buttare perché non è un, diciamo, un coperchietto, è solo una protezione iniziale, però io continuo a tenerla su. Mi sta piacendo molto questo tipo di crema, anche la ditta suggerisce che si può utilizzare sul contorno cuticole per idratarle e anche sulle punte dei capelli. Allora, sulle punte dei capelli non l'ho voluto provare perché io utilizzo degli oli, eccetera, quindi non vorrei accumulare, però per come è leggera, secondo me più tanto danni non può fare. Sulle cuticole, idem con patate, io utilizzo degli oli, quindi le mie cuticole sono abituate a bere tantissimo e una crema non mi fa questo, mi dà lo stesso effetto di un olio. Per quanto riguarda l'idratazione, l'autoidratazione per 72 ore, mi è capitato, non l'ho tenuta su 72 ore senza struccarmi, senza rilavarmi il viso, però mi è capitato anche di recente, ogni tanto quando mi doccio il pomeriggio e poi ovviamente la sera non esco, quindi non ho bisogno di ristruccarmi il viso, di rilavarmelo. Ho fatto la doccia alle 8, io alle 11, mezzanotte sono a letto, non mi vado a ristruccare anche per stanchezza. Quindi la crema messa alle 8 e poi ricontrollata alle 9 del mattino, alle 8 del mattino, quindi 12 ore, un bijou, va buonissima. Mi sta piacendo veramente molto. La seconda, questa è in confezione piccola, però da 30 ml, è sempre la linea Moisturize Surge, è la maschera nutriente notte. È una crema molto corposa che sta anche per finire. Ovviamente 30 ml si consumano in poco. Eccola qua, sempre su questo rosino. Lascia questa sensazione appena messa di burro, come se fosse un burro. Mi sto idratando solo una mano, però non è giusto. Quasi come se fosse un burro, però non appesantisce troppo il viso. Ovviamente si mette la sera, quindi poi il giorno la vai a eliminare con il lavaggio della faccia della mattina. E dopo il lavaggio facciale ho un viso molto rimpolpato, luminoso, fresco, non ho segni, per esempio, di lenzuola, eccetera, perché comunque il viso, non essendo, mi sto anche macchiando con rossetto, non essendo disidratato, ha più difficoltà a prendere, non so, i segni del cuscino, perché è veramente bella, bel tessuto pieno. Ma mi sta facendo tantissimo. Bellissima, bellissima maschera. Ora che finisce, non so se acquistare la 100 ml perché ha un costo o provare un'altra crema notte. Valuterò, sinceramente valuterò. Comunque, bellissime, sono delle creme ottime. Ne avevo sentito parlare, ma non ho mai utilizzato e la fama è meritata. Ok, spero che queste recensioni ti siano state utili. Io nel frattempo ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti va, ovviamente mi puoi supportare con un pollice in su. Giù nell'info box trovi il link per poterti iscrivere al mio canale e anche ora che passano le immagini di fine video. Io nel frattempo ti ringrazio, ti abbraccio, ti mando un grosso bacio in gamba. Alla prossima. Ciao ragazze, ciao ragazzi.